sono Laura e sono di Genova, siamo in un po' qui questa sera perché a Genova forse siamo ancora un po' indietro rispetto a questa meravigliosa assemblea che vedo questa sera. Stiamo provando a organizzare delle cose anche noi, anche perché sul versante Ligure le problematiche sono identiche o comunque molto simili a quelle descritte da Claudio prima. Abbiamo dei cantieri nella zona di Cravasco, nella zona di Soverde, fino ai Chiari di Praglia, che per chi le conoscerete sicuramente, sono zone comunque di montagna, anche zone meravigliose. Abbiamo poi delle problematiche relative invece più alla questione del traffico, alla città, strade che verranno bloccate, movimentazione di mezzi, eccetera, che riguardano invece le zone più basse, ovvero Fecino, Sestri Ponente, Bozzoli e via dicendo. L'amministrazione in questi anni ci ha sostanzialmente raccontato delle muste, come si dice a Genova, nel senso che sembrava che questo terzo valico fosse sostanzialmente un tunnel già fatto che andava solo un po' ampliato, e invece poi abbiamo scoperto, non dico recentemente ma nemmeno troppo tempo fa, che così non è e che invece i lavori comporteranno dei disastri immani. C'è il programma, si stanno cercando di organizzare una grossa assemblea popolare in Valpolcevera per il prossimo periodo e stiamo cercando di organizzare, su questo faccio una proposta a tutta l'assemblea, anche una grande assemblea notata da Terzo Valico a Genova, con una serie di invitati che ci hanno già detto, ci hanno dato la loro disponibilità, che avevamo in realtà organizzato anche per aiutare un nostro compagno che è Gabriele Filippi, che è stato uno dei giovani arrestati per la lotta contro la TAV in Val di Susa. Abbiamo poi deciso di ampliare l'assemblea, fortunatamente Gabriele in questo momento è domiciliare, quindi è sempre in emergenza ma un po' meno, e quindi abbiamo deciso di prenderci un po' più tempo e cercare di fare un'assemblea che tenga insieme le questioni della TAV e le questioni del Terzo Valico, che poi diciamo sono la stessa questione. Abbiamo già invitato il professor Cavagna, che si è occupato di entrambe le cose, so che erano Ligure lunedì a parlare del Terzo Valico, per cui insomma è una persona sicuramente competente, Livio Pepino, che è un magistrato, si è occupato della Val di Susa, Andrea, che è uno dei militanti NoTav, e siamo qui a fare la proposta a questa assemblea di organizzarla insieme e di far venire qualcuno del comitato di Arquata, chi deciderete voi, a partecipare all'assemblea e magari cominciare a fare un primo percorso insieme per questa assemblea, che poi porti a fare